e cominciamo naturalmente nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo con questa preghiera che ci introduce un po' al senso e al desiderio che ci muove in questi esercizi spirituali. La preghiamo lentamente insieme. O Dio, nostro Padre, tu hai chiamato tra noi i tuoi figli alla santità, donandoci la grazia divina della Presenza, e ci hai investito della tua misericordia. Quando hai aperto gli occhi del nostro cuore sui nostri fratelli che comunicano con difficoltà perché il loro orecchio è chiuso. Ora ci invii ad entrare nella fornace ardente del cuore di Cristo per ascoltare il suo divino comando. La messa è morta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone delle salvezze perché manchi gli operai della sua assistenza. E per la nostra vita ci hai offerto un modello di vita nel tuo servo Don Giuseppe Morandi. Ora ci inviti a guardare anche al Padre Annibale Maria di Francia. Sono loro che ci condurranno sulla via della santità e ci faranno uscire da un'esistenza rivelata su noi stessi verso un servizio libero, gioioso della tua Chiesa, con l'energia vitale dei carismi del tuo Spirito. Guarda, o Signore, per noi che in questi giorni, ben consci della nostra povertà, ci accostiamo al mistero della tua chiamata. Fa che sappiamo spostarci con discrezione, senza la pretesa di conoscere niente, di sapere niente, soltanto desideroso di ascoltare la tua parola, di essere illuminati dal tuo spirito, di essere bruciati dal fuoco del rovescio ardente del tuo Cristo, di essere immersi nel mistero del suo cuore e della sua Chiesa. Fa che ognuno di noi cerchi in questi giorni nella preghiera non le cose che si è proposto di fare, ma quello che tu ci chiedi di fare, quello che tu ci inviti a volermente a fare. Ma ciascuno di noi, facendo tacere le preoccupazioni di ammigliate, che rendano insicuri i nostri passi e debole la nostra fede, e si lasci portare verso le tue equazioni vere, quelle del tuo cuore e del cuore degli uomini. Te lo chiediamo, Padre, per mezzo del Signore nostro Cristo, tuo Figlio, che vive e regna qui in mezzo a noi, ora e sempre, nei secoli. Amen. Questa preghiera, perché mi sembra, ho voluto raccogliere con tutto quello che è il senso del cammino che vogliamo fare, con un ascolto intenso e profondo del mistero della volontà di Dio. Però prima di introdurci un po', parlare del cammino di questi esercizi, forse conviene qualche nota tecnica. Anzitutto, l'organizzazione della giornata, non ce l'abbiamo rivolto mai anche se dovrà fare. Potremo cominciare al mattino con la celebrazione delle lodi insieme,
A che ora pensate che possiamo farlo? Le lodi? A che ora? Possiamo fare le 8, padre, le lodi? O è troppo tardi? Prima o dopo la colazione, che dobbiamo dipendere anche da questo. La colazione è dalle 7 alle 9, noi possiamo muoverci dentro. Va bene alle 8. Va bene alle 8? Va bene alle 8, sì. Allora alle 8 ci incontriamo qui giù nella cappellina che sta qui. Certo. Allora ora 8. Le lodi. Naturalmente determinate le lodi, 8:30 la colazione, più o meno 8:20. Sì. Lodi e colazione. Lodi e colazione. Poi la prima meditazione facciamo alle 9 o alle 9:30? 9:30 meglio. 9:30. 9:30. Dopo la meditazione, la prima meditazione è il momento del deserto. E pensate. Potremmo, se volete, esporre il Santissimo e tenere il Santissimo esposto fino alle 12. È buono, è buono. Va bene, va bene. Allora facciamo adorazione praticamente dalle 11 o alle 10:30. 10:30, esponiamo alle 10:30. 10:30 e poi alle 12 facciamo l'ora media. Cioè l'esposizione dopo la meditazione. Sì. Più o meno. In modo che poi si farà fino alle 12, alle 12 l'ora media e chiudiamo la colazione. Certo. Alle 12:30 è il pranzo. Questo è fissato con la casa. Poi poi resta un po' di tempo libero, naturalmente. A che ora facciamo la seconda meditazione? Alle 16, 15:30. Facciamo 16. Se fanno per esempio il tè dopo il riposo pomeridiano, si fa prendere il tè, sì, se lo vediamo. Appunto, si viene qui. Alle 16. Alle 16 facciamo, sì. 16 è la seconda meditazione, in modo che poi resta alle 18 la Santa Messa. Sempre in questa cappella. No, la messa la diremo alla cappella del sud. Delle suore. Per non fare avanti e dietro con gli equipamenti, roba. Facciamo tutto su. Mentre l'adorazione è più comoda qui perché uno si muove, sì. Il preghiera normale. Allora la messa a che ora? Alle 18. 18. Va bene? Avete portato le stole voi o no? Stole non le avete portate? No, non le ho portate. Ok, va bene. Quindi così, perché ho visto sopra che ci sono 3-4 stole, ci sono. Poi io ho chiesto a padre Gioacchino di portarle in altre 4, quindi così compiamo. Va bene, allora alle 18 la messa, la cena è alle 19:30. Vespa o si dice insieme o da sole? Se no facciamo prima i vesperi alle 18, prima i vesperi, dopo terminare i vesperi iniziamo. Vesperi e messa insieme? No, separate. Separate. Sì. Prima i vesperi preparano un po' l'Eucaristia e poi celebriamo l'Eucaristia. Diciamo, normalmente non è opportuno metterli insieme, sono due celebrazioni diverse. Sì, sì, però dico, sono unite, sì, nel tempo. Nel tempo, sì. Finito, comincia dopo. Funziona. La cena che ora? Alle 19:30. E questa è quella che si fa con la casa. Sì. Dopo cena, facendo tempo libero, dopo cena, resta libero il tempo come tempo. Ciascuno si organizza come crede dopo cena. Va bene, se no facciamo un momento, magari vediamo
terzo giorno, il quarto giorno, fare un momento di confronto insieme, di dialogo, di feedback del cammino del giorno. Si può, si può fare. Possiamo farlo casomai domani sera, martedì sera e giovedì sera, verso le 8:30, verso le 8:30 ci incontriamo a mezz'oretta, qualcosa in cui condividiamo il cammino liberamente, naturalmente sono obbligo. Suggerisco, prima della compieta facciamo questo. Sì, esatto. Sì. Facciamo quindi solo un giorno sì, un giorno no. Domani, mercoledì no, giovedì sì. Quindi alle 20:30. 20:30. Condivisione compieta. Martedì e giovedì. Martedì e giovedì. Gli altri giorni ognuno si organizza. Va bene così come va. Che come cosa intende lei per condivisione? Cioè per... Può dire se si sta entrando nella preghiera, nella riflessione. Se vi è dato qualche pensiero che vi sembra bello che volete condividere. Una giornata. Sì, ma con molta libertà e fraternità. Sì. È un po'... Anche con domande di spiegazione. Sì, sono... con molta libertà. È un momento di confrontarci, sì. Ma proprio. Sì, sì. Va bene. Va bene così? Allora, iniziamo un po' con il cammino spirituale e credo che bisogna cominciare gli esercizi spirituali innanzitutto sapendo cosa il Signore ci chiede. Sant'Ignazio, quando vuole definire cosa sono gli esercizi spirituali, a cosa servono, dice così: esercizi spirituali perché l'uomo vinca se stesso, ordini la sua vita, così da non determinarsi per nessun affetto che non sia disordinato. Nel linguaggio essenziale abbiamo qui alcuni verbi importanti. Il primo che è vincere se stessi, cioè è partire dalla coscienza che abbiamo bisogno di uno scontro della mentalità, cioè uno scontro con noi stessi, cioè dobbiamo anzitutto essere coscienti che dobbiamo vincere tutto quello che ci blocca, ci impedisce di camminare. Noi siamo molto, tutti gli uomini cerchiamo di trovare un ritmo, una routine ordinaria che ci consenta di non fare troppa fatica, l'abitudine, diciamo, no? Le abitudini nascono per questo. Però c'è anche il rischio che poi l'abitudine non ci fa più camminare, non ci fa più crescere nel cammino della vita spirituale. Allora Sant'Ignazio dice di ricordarsi che gli esercizi spirituali servono per vincere questa, chiamiamola abitudinarietà, pigrizia, consuetudine che abbiamo creato e che creiamo nella nostra. E questo avviene ordinando, dice il secondo verbo, ordinare la propria vita, mettere in ordine gli affetti. Ordinare perché? Perché noi normalmente quando si lavora, si è impegnati, si crea disordine. La persona che è sempre ordinata, perfetta, forse non fa niente. Chi fa qualcosa mette inevitabilmente un po' di disordine e bisogna un po' rimettere al loro posto in modo tale che poi il disordine non ci copre, ci impedisce di lavorare e di vedere bene. Gli esercizi spirituali, anche nella vita spirituale, nella vita diremmo nostra, anche umana, anche religiosa, abbiamo bisogno
ogni tanto di guardare, vedere cosa c'è fuori posto, disordinato, che ha bisogno di essere messo a posto. Poi sarà rimesso il disordine di nuovo, ma non è importante, perché fa parte del vivere. Però è importante che questo disordine non sia tale che diventa più grande di noi stessi. E quindi ecco gli esercizi più vari che si ripetono ciclicamente, proprio per aiutarci a mantenere questo ordine all'interno dei nostri affetti, dei nostri valori primari intorno a cui organizziamo le nostre giornate, le nostre attività. E questo è il terzo elemento, quello di vincere le affezioni disordinate, cioè vedere se in noi ci sono degli desideri, degli affetti che non sono nella logica della volontà di Dio, del progetto di Dio. Quindi gli esercizi spirituali devono attivare queste tre. E dove troviamo anzitutto la forza? La forza si trova anzitutto in quello che chiamerei la regola, cioè a noi viene data un'alleanza con Dio, e l'alleanza è intorno a un accordo tra noi e Dio, tra Dio e noi, più che tra noi e Dio. Noi diciamo sì, faremo tutto quello che tu ci dici. Poi abbiamo visto nella prima lettura dell'ufficio di stamattina, no? Quando Dio chiama Mosè sul monte per dargli le leggi. È interessante, ci riflettevo, perché quando lo chiama, a parte con tutti i rapporti col popolo, ma lui sale sul monte, scende la nube e sta 6 giorni al buio, cioè dentro la nube. E Dio non si fa sentire in quei giorni, Dio. Solo dopo 6 giorni Dio dice: Mosè, Mosè, c'è un tempo di oscurità, un tempo direi in cui facciamo fatica a sapere bene cosa dobbiamo fare, cioè cosa il Signore vuole da noi. E troppe volte noi siamo troppo frettolosi nell'accostarci a quello che è la regola più fondamentale della nostra vocazione, della nostra elezione. Gli mettiamo dei confini, cioè la adattiamo a noi. C'è un passaggio importante: entrare nel silenzio dell'attesa, attendere che il Signore chiami e dia, scriva 40 giorni e 40 notti in cui il Dio scrive la legge sulle tavole, ma prima sul cuore di Mosè. Nel cuore di Mosè. Quindi per entrare in esercizi dobbiamo avere la pazienza, e vi invito oggi ad averla in modo particolare in questo primo giorno, di non sapere, cioè di mettere da parte tutto quello che abbiamo imparato, saputo, vissuto. Ma io mi dico, io sono ormai tanti anni che vivo, devo mettere da parte ancora. Ormai sono vecchio, cosa mi devo aspettare? Mosè non era un giovanotto quando lo era più vecchio di me, quindi siamo vicini. No? E stare nell'attesa di qualche cosa che il Signore vuole. Il Signore ha preparato questo tempo di desiderio di vuoto, chiamiamolo di svuotamento, è importante, perché noi ci liberiamo da tutto ciò che può ostacolare l'ascolto vero del Signore, quello che Lui ha preparato per dirci, sapendo che è Lui che deve parlare. Non noi che dobbiamo chiedere. Gli esercizi è un tempo, gli esercizi spirituali è un tempo in cui, ecco, rinnegare se stesso, vincere se stesso, e in cui fare spazio a Dio. Parla, Signore, il tuo servo è in ascolto.
questo essere in ascolto. Perché c'è un pericolo, quello che Gesù stesso riprovera agli apostoli, la durezza del cuore. Non perché non siamo capaci di amare, non siamo capaci di donare, ma perché l'amare e il donare è qualcosa di nostro, di chiuso, di piccolo. È qualcosa in cui uno non ha più niente da credere, da sperare. Ha già organizzato la sua vita, ha già i suoi confini. C'è bisogno davvero di vincere la paura del silenzio, del vuoto, dell'entrare nella nube oscura di San Giovanni della Croce. Però la nube non è oscura, diventa luminosa perché noi sappiamo che questa nube è Dio con noi. È il momento in cui noi ci abbandoniamo nella confidenza, ci lasciamo quietare, tranquillizzare. Ci abbandoniamo nel Signore, diciamo si compia Signore la tua volontà, il tuo progetto. E questo passaggio richiede anzitutto una domanda: perché mi trovo qui? Dio possono essere tanti, ognuno si dirà, si potrà, mi ha chiamato questo, mi ha detto lui. Mi ha organizzato Padre Matteo, mi ha chiamato a dirmi qualche cosa e io ho studiato, ho pensato a cosa dirgli. Io devo stare libero a parlare e voi dovete essere liberi ad ascoltare, in ascolto. Perché vedete, tante volte noi abbiamo già fatto, prefatto le nostre scelte. Invece dobbiamo partire dal vuoto, dicevo, dalla nube. E quindi la prima realtà, io mi trovo nella nube, ma io come mi trovo? Qual è la mia situazione? Perché non che sia brutta o bella, è quella che è. Prendere coscienza del dono di Dio che sono io oggi, ma anche del dono della mia povertà oggi. Perché l'uomo è come il campo di grano della parabola del grano e della zizzania. Purtroppo non si può sradicare le zizzanie, se no si rovina anche il grano, dice Gesù. Siamo impastati della grazia, della bontà, della misericordia di Dio, ma anche delle nostre fragilità, dei nostri limiti. Prendere coscienza. Cosa fare? Niente, guardare. Dicevo, siamo nel momento dell'ascolto, della contemplazione, sapendo una cosa. Che noi quello che desideriamo, ecco, in questo guardare alla realtà, emergono quello che sono i desideri. Che cosa desideriamo? La cosa più sbrigativa spesso è dire, Signore, cosa devo fare? Signore, a queste domande non devo fare. Ricordate la parabola del giovane, non la parabola, la parabola del giovane, del ricco che va a chiedere cosa devo fare per avere la vita eterna. C'è un cammino di santità. Perché?
perché ricorda, dice, rendi tutto, vieni e segui. Cioè la salvezza, quello che è da fare, non è una cosa da fare, ma è un cammino da riprendere, con maggior lena, con maggior chiarezza, che è quello di seguire Cristo. Perché non è una formula magica, un qualcosa da fare che ci salva, ma una persona, è Gesù. È Gesù stesso da conoscere, da amare, imitare. Cioè, vedete, allora è in questo cammino che noi possiamo riprendere quella libertà di camminare sulla via della santità. La parola che sembra lontana invece è la cosa più vicina. Perché? È la presenza di Dio in noi e con noi. Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dei secoli. Ecco, allora è un cammino di santità. E dicevo, all'inizio c'è una vittoria su noi stessi e sui disorientamenti, ed è una vittoria che noi possiamo fare proprio ascoltando la parola, lasciandoci penetrare dalla parola di Dio. Perché è proprio la parola di Dio il chiarito, ma Cristo stesso che compie questa salvezza. E per lasciare spazio a questa salvezza abbiamo bisogno di ritirarci, uno degli aspetti del servizio che noi ci ritiriamo, cioè mettiamo in un ritiro, diciamo, uno spazio. Da che cosa ci ritiriamo però? Ci ritiriamo anzitutto da tutti i pensieri, i desideri, le preoccupazioni, le cose da fare. Ma questo diciamo che è un po' più semplice, non sempre molto facilmente, perché ci portiamo dietro le preoccupazioni delle nostre, diciamo, parola grossa, responsabilità. Quasi che senza noi il mondo è finito. No, ma devo avanti forse meglio, no. Questo lo dico per me. È un liberarci, ma deve essere un liberarci vero. Ma c'è ancora di più da liberarci da quello che sono i nostri progetti, le nostre programmazioni. Anche quelle che potrebbero sembrare importanti, necessarie. In fondo dobbiamo separarci da tutto per accogliere il tutto di Dio. E naturalmente sono delle cose a cui non dobbiamo separarci, ma dobbiamo unirci in modo nuovo, cioè attraverso Cristo. Senza saltare Cristo. Perché troppo spesso noi, nonostante il nostro ministero sia a servizio di Cristo per Cristo, mettiamo tra parentesi Cristo e la Chiesa, è un affare nostro. E non per cattiveria, ma diciamo per una sintesi più veloce. E invece abbiamo bisogno che sia davvero rimesso in moto questa realtà. Cioè non dobbiamo separarci naturalmente da Cristo, anzi stare ai suoi piedi. L'immagine di Maria nella casa di Betania ai piedi di Gesù ad ascoltare. Quindi, ma un ascolto che Gesù vuole che sia fatto anche restando ai piedi della Chiesa, è il suo corpo, lui. Quindi non ci separiamo dalla Chiesa, Chiesa realtà viva, popolo santo di Dio, i cui echi sono gli echi del cuore di Cristo. E uniti in questa realtà possiamo entrare qui, il Monte Santo, Cristo e la Chiesa.
dentro la quale riscopriamo la legge che Dio vuole, l'alleanza che Dio vuole fare con noi, la rigustiamo, la rinnoviamo, la facciamo più ampia, più grande, più spaziosa, si allarga al cuore di Dio e al cuore di Cristo. Ecco, vedete, allora che c'è una santità che il Signore ci vuole proporre in questo tempo, un cammino di santità. E i percorsi di santità, abbiamo già iniziato a farli, però sono sempre nuovi. Nuovi perché il Signore si rinnova continuamente, vuole che anche noi ci rinnoviamo continuamente. Perché Giovanni Paolo II chiama misura alta della vita cristiana, cioè un accompagnamento di Cristo, e che Cristo fa attraverso la Chiesa, anche attraverso persone che Lui mette davanti a noi, perché ci aiutino a seguirlo. Credo, certamente avete vissuto il cammino di santità di Don Giuseppe Gualandi che vi ha offerto. È un cammino di santità, non avete seguito il suo fare, anche quello, ma quello è conseguenziale. È un cammino di santità. Ora il Signore vi chiama ad allargare ancora, come ciascuno di noi, perché anche noi chiama via ad allargare il cuore, a contemplare il cammino di santità di quest'uomo che, mosso dallo Spirito, ha portato nella Chiesa l'amore di Cristo. E ora si aggiunge per voi, per noi, si allarga il vostro, si allarga il primo, Padre Annibale Maria di Francia. Santa Annibale Maria di Francia, le sue intuizioni spirituali, il suo cammino, perché il cuore si deve aprire sempre di più. Lei, che il Signore è un buon pedagogo, e proprio per questo, un po' alla volta, ci offre che cosa? Un cammino spirituale che si allarga. Che cosa si allarga? Anzitutto la capacità di vedere, vedere nella fede. Per vedere bisogna mettere in atto un verbo che è molto simile, suona quasi uguale, ma non è uguale. Vendere. Vendere significa abbandonare, non considerare che non è più proprio. Cioè bisogna sapere, dice, ma allora non è tutto quello che ho fatto è sbagliato, vendere, no. C'è una cosa bella e preziosa da acquistare. Ancora non l'abbiamo acquistata, non è perché abbiamo venduto qualche cosa e abbiamo avuto. C'è ancora la perla più completa, che è Dio stesso, che è quella più importante. E Dio vuole davvero che ci liberiamo, non perché ce lo toglie, ma perché vuole ridarcelo nuovo Lui. Quello che dice Gesù nell'ultima cena, quando non berrò più di questo vino fino a quando lo berrò nuovo. Così è il mistero di questo cammino che dobbiamo cercare di fare in questi giorni, entrare in quella che chiamerei l'obbedienza pasquale, o per un linguaggio di Sant'Ignazio, quello che sono ridare motivazione agli amori, riscoprire le motivazioni nuove degli amori. E questo naturalmente lo faremo con l'approfondimento di quello che era in modo speciale la vita rogazionista e i modelli della vita rogazionista, che sono il Cristo del rogato, il Cristo cioè che annuncia il bisogno dei buoni operari, il bisogno della preghiera, il bisogno di una salvezza.
salvezza che passa attraverso le mediazioni umane, le povertà umane, e poi l'esperienza di Santa Maria. In fondo, il cammino che faremo in questi giorni vuole essere proprio questo, quello di guardare a questa esperienza spirituale come qualcosa che può dilatare ancora di più il nostro cuore e ci rende capaci di compiere ancora meglio e più profondamente, cioè non tanto con le nostre energie, che sono quelle che sono, ma con le energie sue, con la sua fantasia di carità. Cominceremo anzitutto per capire le sorgenti di questo. Le sorgenti il padre Annibale, ma lo spirito ce la indica in intelligenza e zero della parola di Gesù. La messa in volontario, operai sono pochi, pregate dunque il Signore della messa perché mandi operai la sua messa. È l'intelligenza e lo zero, due termini importanti che determinano l'identità carismatica dei rogazionisti, ma non come proprietà. Perché ricordatevi sempre che il carisma che viene dato è dato alla Chiesa, non è dato a un istituto come una medaglia che si mette al collo o una divisa, ma è un dono alla Chiesa e al mondo. Quindi essere partecipi di un dono. Il dono dell'intelligenza, dono dello spirito, dono dello zero, carità, l'amore, altro dono dello spirito, per cui davvero si tratta di entrare in una dimensione dello spirito, una dimensione dello spirito che viene donata e sperimentata in modo speciale. Diciamo nel primo giorno pomeriggio faremo proprio questa meditazione, poi il secondo giorno sarà dedicato a quello che è, diremmo, la sorgente della vita, che è l'Eucaristia, il corpo e il sangue di Cristo. Il padre Annibale chiama divino fondatore, perché è lui, ed è attraverso di lui che l'opera della relazione evangelica è nata. E poi nel pomeriggio rifletteremo sulla cosa significa questo per la vita consacrata relazionista, cioè per essere consacrati a questa parola e attuarla a partire dallo spirito. Noi in questi esercizi non scenderemo molto nella parte pratica, non perché non sia necessario, ma perché senza il fondamento spirituale la pratica diventa un mestiere, ma noi non possiamo farlo. Perché sarebbe nostro, noi facciamo un'opera e l'opera la fa lo Spirito, la fa Cristo, per mezzo nostro. Ma non festeggiamo la zappa, ma festeggiamo lo zappatore, secondo me, no? Tu dai la linguaggio. Mentre dopo aver fatto questo sguardo, diciamo, sui doni di Dio, sulla bellezza che Dio ci dona, ci rende partecipi, bellezza sua, che ci rende partecipi, guardiamo un po' noi stessi. Il mercoledì lo dedicheremo alla conversione. Convertimi, Signore, io mi convertirò. Anche qui è sempre Dio che opera. C'è davvero un'opera grande che Dio vuole fare. La conversione non è tanto abbandonare la via del peccato e seguire la via della grazia, ma è farlo quotidianamente, cioè nelle piccole cose quotidiane, quella che i maestri spirituali chiamano seconda conversione o conversione continua. E la conseguenza di questa conversione continua si attua nella trasformazione del cuore, cioè la legge passa
dall'essere scritta nella norma, nella carta, diciamo oggi, o forse nel computer, ma scriverla nel cuore, cioè qualcosa che è sorgivo, perché dal cuore esce la sorgente. E quindi un cuore capace di sentire, perché in fondo che cosa può muovere verso i sottomuti, cosa può muovere verso i poveri? C'è un sentimento, c'è un sentire più che un sentimento. È questo sentire che è la nuova legge che Cristo mette nel cuore. Riascoltarla, rifarla riscrivere, perché onestamente non sappiamo più, noi non sappiamo scrivere in modo nuovo. Questo lo dico per voi, lo dico per noi. La legge di Dio è qualcosa di vivo, proprio perché è una persona, non è uno scritto. Quindi abbiamo bisogno di riascoltarla, perché non sappiamo, abbiamo continuamente bisogno di dire cosa devo fare. Ascolta, lascia che il Signore ti parli, lascia che il Signore ti mostri e ti faccia scoprire, ascoltare il grido verso il quale lui rende docile il tuo cuore. E poi passeremo a vedere quello che sono gli elementi che costituiscono. Quindi la preghiera è il cuore di Gesù, rogazionisti del cuore di Gesù, ma è il cuore di Gesù che è importante. Ci soffermeremo proprio sul senso del culto al cuore di Gesù, ma non come culto, lo vedremo come la montagna dentro la quale siamo chiamati ad entrare. Questa, vedremo, punto di più alto comporta che lì scopriamo una fraternità nuova, la vita fraterna. Per una fraternità generativa, ho scritto, perché la fraternità è qualcosa che richiede una capacità generazionale. E ci approfondiremo questi aspetti. E naturalmente concluderemo, avendo visto che è tanto faticoso realizzare tutto questo, nelle braccia della nostra Madre Maria. La mamma è quella che diremo da un lato ci consola, dall'altro ci sprona, ci dà la forza per attuare il progetto del Figlio suo Gesù in noi, figli suoi e fratelli di Gesù. Ecco un po' questo è il cammino che ho pensato per questi giorni. Useremo come immagini, ci vuole in modo speciale Sant'Annibale, però partendo dalla scrittura. Vi offro per la meditazione, per la preghiera di questa mattina, due brani. Un brano anzitutto della lettera di San Pietro Apostolo, capitolo 1, versetti 13-25, in cui mi sembra che ci aiuti ad entrare bene nel ritmo degli esercizi. Poi potrebbe esserci. Vuoi ripetere? San Pietro, capitolo 1, versetto 13-25. Allora magari possiamo vederci direttamente alle 12, lasciamo quest'ora di meditazione, sì, meditazione. Non facciamo l'esposizione. No, oggi no, stamattina no, però siamo in... Esatto.
Quindi, e poi ci vediamo alle 12. Ci vediamo alle 12 per l'ora media, nella cappellina di sotto. Col breviario. Sì, non male, sì. Ecco, io suggerirei anche di portare il libro delle preghiere rogazioniste, che l'avevo detto di portare. Ecco, se così facciamo l'ora media e poi anche le preghiere rogazioniste, no? Fare la prossima volta. Va bene, sì. Va bene.